Ciao a tutti nel tuo social e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui in un nuovo video della Tabicraft, dalla mia nuova postazione che voi vedrete domani, perché adesso mi vedete il solito sfondo, ma davanti a me c'è tutta una nuova postazione che non vedo l'ora di farvi vedere. Domani uscirà il vlog in cui appunto monto tutta la postazione nuova, che è una figata, quindi mi raccomando. Prima di cominciare il video, che sarà molto interessante perché oggi andremo nel land, voglio prima dirvi una cosa importante, ovvero che mi troverete sabato e domenica, ovvero sabato 30 settembre e sabato e domenica 1 ottobre, che sarà il mio compleanno, come molti di voi sanno. Infatti mi state già preparando un sacco di sorprese che non vedo l'ora di vedere. Sarò al Games Week allo stand di AK Informatica. Come già detto, probabilmente venderò anche le mie magliette, quindi mi raccomando, venitemi a trovare. E soprattutto domenica dobbiamo stare tutti insieme, quindi è probabile che organizzerò un raduno o qualcosa del genere. Per rimanere informati, seguitemi su Instagram, che trovate nella descrizione, @charlottemoon_. Ora vi lascio il video, buona visione. Oggi andremo nel land. E perché andremo nel land, vi chiederete? Beh, la risposta è semplice: abbiamo bisogno dei purpur block che si trovano soltanto distruggendo i chorus fruit che si trovano nel land. Perché ci servono? Perché dobbiamo costruire una nuova struttura qui a diagonale. Abbiamo abbandonato, tra virgolette, per un po' questo progetto perché avevo cominciato delle nuove cose. Dobbiamo finire infatti il progetto del laboratorio, che finiremo in uno dei prossimi episodi. Come avevo detto, voglio un po' alternare base principale con le varie basi diagonali, eccetera eccetera, e oggi voglio appunto cominciare a costruire, o almeno andare a prendere i materiali che ci serviranno per realizzare la costruzione del serraglio stregato, che è il negozio dove Harry ha comprato Edwige, dove Hermione ha comprato Gratta Stinky, eccetera eccetera. Quindi sorgerà proprio qui a fianco ad Ollivander. Ormai tutti hanno capito la mia vera identità, non giocare con me. Mi sa che è tornato il signor V. Molti di voi hanno intuito chi fosse, e a quanto pare avevate tutti ragione. Anch'io avevo intuito, ma preferivo non dirlo, perché lui è colui che non deve essere nominato. Però, come disse una ragazza molto saggia, una ragazza a cui tutt'oggi io mi ispiro, la paura di un nome non fa che incrementare la paura della cosa stessa. Quindi diciamolo per quello che è: il signor V è ufficialmente Voldemort. Sinceramente non so cosa voglia da noi, perché non lo so. Se non vi ricordate male, anzi se io non mi ricordo male, ci aveva lasciato dei cartelli sempre lì a Diagon Alley. Quindi è probabile che il fatto stesso di aver riportato in vita Diagon Alley deve aver riportato in vita anche lui. È come se il richiamo Harry Potter gli desse una specie di vigore che l'ha fatto tornare in vita in qualche modo. Ma se tutti gli Horcrux sono stati già distrutti, com'è possibile? Quello che penso è che rimanesse ancora un Horcrux. Un Horcrux che lui è riuscito a proteggere meglio degli altri. E credo che quell'Horcrux sia il nostro possesso, perché lui ha detto che noi abbiamo qualcosa che gli appartiene. Solo che non so veramente cosa possa essere. Me lo chiedo, me lo richiedo e cerco di capirlo, ma non ne ho idea. Beh, non ci resta che andare nel land alla ricerca dei Chorus o dei Chorus e sperare che almeno lì lui non possa raggiungerci. Anche se quest'altra minaccia, non lo so, credo che ci sia qualcosa che abbiamo e che lui vuole, ma non può prendersi da solo. Ok, eccoci qui al portale. Ecco qua. Qua ci sono dei vecchi letti che mi ricordo, perché una volta ci sono venuta qui con Lollo e mi ricordavo di questa cosa. Non mi ricordavo questo blocchettino d'acqua. Quindi adesso scendiamo nel land e andiamo alla ricerca dei Chorus Fruit. Però prima voglio prendere un po' di blocchi di cobblestone, perché mi sono dimenticata i blocchi a casa. Li ho lasciati tutti quanti nella cesta, ne avevo tantissimi, perché da quando ho scavato il laboratorio ovviamente mi sono riempita di blocchi, ma me li sono dimenticati tutti a casa, quindi prendiamone un pochettino, che ci potrebbero sicuramente servire. Allora, sicuramente mi serviranno un bel po' di enderpearl, quindi mi sa che dobbiamo fare questo lavoretto, sperando di riuscire a beccarne un po'. Aia, 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 perfetto. Vieni anche tu, sì, vieni qua. Ancora nessuna enderpearl. Non sarà semplice prendere tutto le enderpearl di cui ho bisogno, anche se comunque li abbatto abbastanza velocemente con la mia Excalibur, perché comunque non è male la mia spada sharpness 3, poi ho una buona protezione, anche se dovrei incantarmi anche l'elmetto. Il problema è che me ne droppano veramente poche e ogni volta devo star qui un bel po' prima di farmene droppare una. Oddio, adesso me l'ha droppata subito, cioè vediamo se me la droppa anche qua. Sì, due di seguito. Vediamo se anche col terzo sono fortunata. Vai, vai. No, col terzo no, mi dispiace. Ok, di qua è dove hanno sconfitto
il drago, quindi perfetto. Io questo è il luogo da dove sono nata qui nella Tabi, quindi è un posto importante per me comunque, è tipo l'origine del tutto. Anche se è anche Land, oltre ad essere la mia origine, è dove ho trovato Jawi nel purgatorio, quindi potrebbero esserci dei collegamenti con Land e quello che sta succedendo nel mio Overworld. Sinceramente non saprei, ed è una cosa che mi interesserebbe sapere. Comunque adesso ho abbastanza Ender Pearl, quindi teoricamente posso andare. Quello è il portale verso l'End City, dove possiamo prendere tutti i Chorus o Chorus Fruit che vogliamo. Oddio, anche un altro cartello. Sei entrata nel mio territorio, stai attenta, Voldemort. Ebbene sì ragazzi, avevamo ragione, è proprio lui. Ma cosa vuol dire sei entrata nel mio territorio? Perché Land dovrebbe essere il suo territorio? Cos'ha Land che... No, non me lo riesco a spiegare ragazzi. Se voi avete qualche idea, ditemelo, perché io veramente non saprei cosa pensare. E lì c'è un lupo. Che ci fai tu qui, piccolino? Di chi sei? Non appartiene a nessuno, è solo qui. C'è qualcosa che non va in questo End, ne sono sicura. Però non è arrivato, non è adesso il momento di pensarci. Adesso saliamo, andiamo verso il nostro portale e prendiamo i frutti che ci servono, poi torniamo subito a casa prima che voi sapete chi si arrabbi. Ok, eccomi qua, qui ci sono tutti i Chorus che vogliamo. Qui c'è... What? Cosa ci fa qua questa cosa? Allora, innanzitutto mi prendo un po' di Endstone, perché se non mi sbaglio sull'Endstone si possono far crescere i Chorus o i Chorus Fruit, però non ne sono sicura. Dobbiamo averne sicuramente un bel po', perché ci serviranno tanti tanti blocchi di purpura per fare quello che vogliamo. Dovrei fare anche una farm di Enderman. Sarebbe molto molto utile una farm di Enderman. Sapete che ora che ci penso riesco a capire il collegamento tra Land e Voldemort? Pensate un attimo alla struttura dei Mangiamorte. Alti, scuri, con i cappucciati. Di loro si vedevano sempre solo gli occhi. È probabile che Voldemort sia entrato nella dimensione di Minecraft, o meglio nella dimensione della Tabicraft, e che stia ruolando i mob sotto il suo cospetto. Quindi il regno migliore per lui non poteva che essere Land. Ora ho capito cosa intende nel mio regno. All'interno del Land sappiamo tutti che sono state implementate le End City, ed è probabile che ci sia un End City particolare nella quale lui magari si nasconde, o meglio regna questa End City, cercando di prendere il dominio dell'Overworld. Sarebbe un ottimo punto di partenza, se ci pensate, una End City. Ok, ho fatto uno screenshot delle coordinate di questo posto, quindi adesso non mi resta che semplicemente andare alla ricerca dell'End City incriminata e sperare di trovare un indizio. Non dico Voldemort stesso, perché la vedo dura, ma almeno un indizio che possa dirmi cosa sta cercando o cosa io gli ho tolto senza nemmeno saperlo. Sarà una ricerca molto lunga secondo me, quindi dovevo portarmi più cibo forse, anche se potrei mangiare questi. Non che mi convenga, visto che mi tippano a caso in qualsiasi punto e potrei restarci secca. Però non vedo alternative. Allora, vediamo quanti purple block intanto escono da qui. Ah no, cavolo, prima li devo far fare popper, cioè li devo poppare, cioè devono bocciare. Per farlo devo cuocerli, quindi al momento non posso controllare. Ma se non mi sbaglio, ogni stack, cioè un purple block corrisponde... Scusatemi, un Chorus Fruit corrisponde a un purple block, quindi dovrei averne tantissimi, e il che mi consola. Però più ne ho meglio è, quindi vorrei, non dico riempirmi l'inventario, ma quasi. Comunque ragazzi, mi prendo questo piccolo tempo perché voglio parlarvi un pochettino, perché ultimamente non vi sto parlando ed è una cosa che mi manca un po'. Dovrei riportare il branco chiama, però ultimamente ho poco tempo per fare quei tipi di vlog lì, che sono un po' più impensati, con le vostre domande. Sono importanti per me perché creano un contatto diretto con voi, quindi appena avrò tempo ne porterò uno. Però intanto volevo chiedervi ad esempio come stava andando la scuola. So che molti di voi, anzi praticamente tutti, avete ormai cominciato la scuola, e volevo chiedervi come stava andando, che classe fate adesso, perché so che alcuni possono fare il quinto superiori, altri invece hanno magari appena cominciato le medie. Il bello del mio lavoro è che sì, ho un pubblico relativamente piccolo di età, però è anche molto vario, quindi ho anche università
universitari addirittura tra le persone che mi seguono. E sono interessata di sapere che cosa avete state cominciando. Avete cominciato le medie? Avete, molti di voi ho visto che hanno cominciato le superiori. Che cosa avete scelto ad esempio come indirizzo delle superiori? Io, per farvi un esempio, ho sbagliato completamente il mio indirizzo. Ho scelto lo scientifico, ma semplicemente perché non mi andava di fare il classico, che non mi piacciono né greco né latino. Però non amo nemmeno tanto la matematica. Mi piace molto la fisica, per dirvi, la fisica mi piace, anche scienze mi piace abbastanza, però ad esempio chimica o matematica non mi sono mai tanto piaciute, quindi ho un po' sbagliato. Forse avrei dovuto prendere qualcosa tipo l'artistico, visto il lavoro che faccio adesso, che il lavoro, gli studi che ho preso adesso, ma non è importante perché comunque me la riesco a cavare anche nonostante io abbia fatto lo scientifico. Infatti devo dire che è una buona media, solo che sono interessata appunto in come voi state prendendo questo ritorno a scuola e tutto quanto. Ad esempio il mio ritorno a scuola non era mai troppo tragico, perché alla fine dopo un po' la scuola mi mancava, anche perché mi mancava vedere i miei compagni, più che altro mi mancava proprio avere qualcosa da fare, perché la mattina diciamo che sei troppo rimbambito per fare qualsiasi cosa, quindi è dura riuscire a fare veramente qualcosa, e la scuola invece ti aiuta a svegliarti in modo che poi il pomeriggio sei bello arzillo. Quando non vado a scuola o all'università di mattina, poi il pomeriggio sono stanca perché magari ho dormito troppo la mattina, e il dormire troppo non fa mai bene, anzi rende solo più stanchi e assonnati. In ogni caso, come dicevo, la scuola non mi è mai dispiaciuta troppo, quindi alla fine... Ma lì c'è un altro cartello? Sì, è assolutamente un altro cartello, devo arrivarci, aspettate, non dovrei farmi male da qui, ma non ne sono sicura. Proviamo, ti prego, ti prego. Ok, un cuore e mezzo ci sta. Mi è passato davanti un Enderman di cattiveria. Andiamo a vedere che cosa dice il cartello stavolta. Ti conviene non avvicinarti oltre, altrimenti firmato Voldemort. Stiamo andando nella direzione giusta. Lui da qualche parte ci sta osservando, ma non importa. È arrivato il momento di indossare l'elitra. Voldemort, sto venendo a prenderti.